libertà di fede è molto importante. È molto importante soprattutto in questi tempi in cui si vive quello che da molti viene definito un periodo freddo di gelo ecumenico, e ciò nonostante, io credo, siamo qui questa sera, ci incontriamo e ciò nonostante vogliamo dimostrare con la preghiera, con l'incontro, che la volontà dell'unità è sempre presente. Anzi, io credo che il nostro incontro sia la prima forma di preghiera che possiamo fare. E la seconda è chiaramente, come sempre, la preghiera va a braccetto con l'impegno, e quindi il nostro impegno che esprimiamo qui questa sera è quello che questa settimana di preghiera sia il motore, sia la forza che ci spinge ad impegnarci invece in un mese, in un anno di azioni concrete sulla via dell'unità. Come comunità della riconciliazione a Bologna chiamiamo il richiamo all'unità dei cristiani è obbligatorio, perché se amiamo Cristo non possiamo non amare quelli che amano Cristo, e quindi questa è una sfida che ci coglie ogni volta, anche se di fronte a tutte le nostre contraddizioni umane sappiamo che in Cristo siamo uno, e questo a dispetto delle apparenze e delle evidenze. Però la preghiera di Cristo non può essere disattesa, perché è Gesù che ci ha chiamati ad essere uno, ed è assolutamente la sua volontà, e in lui lo siamo anche se non lo vogliamo. Come dire, figli dello stesso padre, è qualcosa che è al di sopra della nostra volontà, è la volontà di Dio. Il cammino ecumenico è un cammino di esperienza, di preghiera, che lo vogliamo fare, avrà i suoi frutti, è una esperienza, un ricambio di spiritualità, di stile di vita, di fede, per cui crediamo in questo cammino che avrà i suoi frutti in futuro. Basta che ci vuole la pazienza, si arriva anche al punto che siamo sempre più uniti, più vicini. Allora, anche per quest'anno ci siamo incontrati obbedendo al comando del Signore, che tutti i fratelli pregano insieme per vedere e poter vivere, non soltanto in futuro, anche in questi momenti, l'unità della Chiesa tramite la preghiera, e per arrivare poi anche a quello desiderio per un'unità reale di tutto il corpo di Cristo. Questi giorni sono molto importanti anche per me. Sono un pastore luterano, mia moglie è una cattolica, sono quasi un ecumeno di cuore, e questi giorni sono sempre molto importanti per me. Sono pastore luterano di chiesa luterana di Firenze. Preparavo la partecipazione a questa veglia, sono ritornato col pensiero al pellegrinaggio che ho avuto la grazia di fare nella Chiesa Madre di Gerusalemme, e notare come il tema della settimana di preghiera per l'unità di quest'anno sia stata indicata proprio dalle chiese che sono in Gerusalemme. È un testo del libro degli Atti degli Apostoli in cui i primi cristiani sono uniti nella comunione della preghiera dell'unico pane spezzato, dell'insegnamento degli apostoli, e prima di andare in missione sono riuniti in questa comunione della loro fraternità. Credo sia molto importante quindi la preghiera per l'unità dei credenti, sentendo le tensioni che caratterizzano le comunità di fede, sia all'interno della realtà delle chiese cristiane, come anche nell'incontro che il cristianesimo ha in quelle terre, soprattutto con la religione islamica. Quello che sembra impossibile agli uomini è realmente possibile a Dio,
se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori.